Bentornati cinefili qui sul canale Movie Planet, io sono sempre Victor Laso 88 e oggi voglio parlarvi di un film che già dai primi trailer risalenti a qualche settimana fa aveva iniziato a destare la mia curiosità, perché mi sembrava uno di quei film con la tematica importante, carico di sentimenti, e volevo vedere come fosse. Sto parlando di un film del 2014 per la regia di Brian Percival ed è Storia di una ladra di libri. Allora, questo film è tratto da un romanzo di Marcus Zusak, La bambina che salvava i libri, del 2005. Io dico fin da subito che il romanzo non l'ho ancora letto, lo recupererò come spesso accade con romanzi da cui poi traggono film di successo, perché questo film sta effettivamente riscuotendo grandi consensi sia dal pubblico che da parte della critica, perché effettivamente è uno di quei film che sembrano fatti apposta per acchiappare consensi, per cui a me è in parte piaciuto e in parte invece mi ha fatto storcere parecchio il naso. Allora, innanzitutto io trovo che realizzare un film con appunto una tematica molto forte, in questo caso è la Seconda Guerra Mondiale, nello specifico in parte l'Olocausto, quindi si parla anche di ebrei da salvare, insomma è uno di quei film che hanno la tematica che sicuramente attira l'attenzione. Il problema è che quando si fa un film di questo tipo, secondo me, bisogna non fermarsi al mettere questa tematica, ma sviscerarla in maniera giusta, in maniera appunto che ci sia un messaggio e non semplicemente la volontà di attirare l'attenzione. No, questo film secondo me è manchevole proprio su questo aspetto, perché ti mette la ragazzina appunto sensibile, tra altre cose è tutto perfetto, questa fotografia calda che coccola ogni scena, che coccola i personaggi, la bambina con i capelli sempre perfettamente acconciati, con questi boccoli che sembrano realizzati in cartongesso, tanto sono belli dritti, laccati, anche quando i personaggi si sporcano, magari cadono nel fango o altro, sono sempre con questo make up sporco ma comunque perfetto. Insomma, è molto artificioso in questo senso e non è che mi sia piaciuta molto questa cosa, perché io francamente da un film di questo tipo mi aspetto un minimo di realismo. Certo, forse il realismo che mi aspettavo poteva essere smorzato dall'introduzione della voce narrante. Ora io non voglio fare spoiler, però è una delle idee interessanti del film. Mi è piaciuta molto questa voce maschile, che però si riferisce a se stessa, al femminile, perché chi ha visto il film capirà come mai, quindi il contrasto tra quello che dice e chi è, e la dolcezza delle sue parole, appunto il contrasto con quello che fa, appunto per la voce narrante, mi è piaciuto perché dà un che di fiabesco al tutto, per cui io dico bene, allora c'è un taglio fiabesco, potrei accettare alcune cose. Il problema è che danno il taglio fiabesco ma poi ti sprofondano in un realismo almeno apparente che subito ti fa dubitare che stiamo assistendo a un fatto storico, comunque rivisto nella chiave quasi fanciullesca della fiaba. Quindi diciamo che da una parte c'è quella volontà, dall'altra quello che vediamo sullo schermo un po' la vanifica, per cui non sai bene come porti riguardo a film che stai guardando, no? Perché da una parte appunto c'è l'atmosfera che sembra quasi da sogno, che poi però viene sradicata dal realismo, per cui non sapevo bene in che modo comportarmi intellettualmente guardando la pellicola. Ci sono alcune immagini, alcuni momenti che sono esteticamente davvero potenti, questo devo ammetterlo, perché la regia è notevole, è una regia molto buona, sicuramente coadiuvata dalla già citata fotografia che è molto bella, però ripeto, forse un po' troppo artificiale per il tutto. Dipende come lo si vuole guardare, se si vuole mantenere appunto l'idea dell'atmosfera da sogno, che però ripeto viene spesso scardinata da altro. E dicevo, ci sono queste appunto immagini, la regia molto interessante, soprattutto perché coccola molto i personaggi. Cosa intendo quando dico che la regia coccola i personaggi? Nel senso che si concentra molto su di loro, sui loro caratteri. Il problema però sorge quando questi caratteri non vengono sfruttati al meglio della loro potenzialità. Ad esempio, il personaggio di Max, che non è uno spoiler perché lo vedete già dal trailer, lui è appunto l'ebreo che viene salvato e nascosto. Ecco, la sua storia secondo me è stata pompata troppo a livello di battaglia pubblicitaria, sembrava che il film si dovesse basare su quello, quando invece alla fin fine sembra quasi una sorta di contorno. Certo, è sviscerato il rapporto tra loro due, però è sviscerato
cioè, ma anche il passaggio da quando sono diventati così intimi amici, nel senso che vediamo lui che viene appunto salvato, loro due iniziano a parlare, poi il tempo passa in maniera secondo me eccessivamente rapida, perché in uno stacco basta la didascalia per farci sapere che sono passati magari addirittura 2 anni, quindi è una cosa che secondo me va un po' a inficiare l'identificarsi con la storia di amicizia dei personaggi, perché per appunto passa troppo, cioè tutta questa amicizia come è nata e come si è consolidata non ci viene mostrato, cioè noi vediamo che si è consolidata, ma io avrei preferito magari anche con un montaggio più o meno rapido capire come questi sono arrivati ad un certo livello di intimità, anche perché a un certo punto mi sembra che il film perda di vista la sua natura, ovvero che cosa vuole dire il regista con questo film, cioè Percival e Michael Petroni, che è lo sceneggiatore, che cosa volevano effettivamente comunicare con questo film? Perché alla fine della visione non mi è chiaro effettivamente qual è il messaggio che vuole dare. Vuole essere semplicemente il racconto di un tranche de vie, di una parte di vita di alcuni personaggi? Vuole essere un resoconto più o meno dettagliato degli orrori della guerra? Insomma, c'è tutto e niente. Ci vedo, cioè, secondo me hanno fatto un minestrone che non funziona poi granché. Con questo non voglio dire che finisce brutto, dico solo che dalle critiche che avevo letto, dall'entusiasmo di chi l'aveva visto, mi aspettavo qualcosa di più composito. Qui invece mi sembra proprio un film frammentario con tante belle trovate dal punto di vista estetico, dal punto di vista emotivo, perché ci sono dei momenti in cui mi sono commosso, lo ammetto, che però sono come degli elementi isolati che non si amalgamano bene con appunto il calderone che poi è il film. Questa cosa non mi è piaciuta, soprattutto perché aveva un grande potenziale che non è stato sfruttato bene. Non è stato sfruttato bene innanzitutto perché hai Geoffrey Rush, che è un attore straordinario. Io voglio ricordare che lui comunque non ha interpretato solo Capitan Barbossa nella saga dei Pirati dei Caraibi, ce lo ricordiamo per film come Tu chiamami Peter, quello sulla vita di Peter Sellers, film come Il discorso del re, anche solo La migliore offerta di tornatore. È un attore che ha saputo farsi valere in più di un'occasione, e comunque anche in Pirati dei Caraibi è stato bravo e rimane uno dei miei personaggi preferiti, quindi è uno che dà il meglio di sé in qualunque occasione, che può essere un film de sé o un film commerciale. Il bravo attore sa fare questo, cioè è bravo sempre, a prescindere dal contesto. Geoffrey Rush appunto qui è stato sfruttato non al 100%, perché si poteva sviscerare molto di più. Certo, tra tutti i personaggi forse è quello che mi è arrivato di più, perché comunque c'è simpatico fin dall'inizio, è molto umano, ha quell'umanità pura, è un buono, non lo vediamo mai. Ecco, forse è questo che del personaggio un pochino ti lascia basito, perché non lo vediamo mai, cioè non vacilla quasi mai, umanamente parlando è impeccabile dall'inizio alla fine. Forse era proprio questo l'intento con la dare regista, appunto, un personaggio. Poi ricordiamoci, è tratto da un libro, per cui bisogna avere comunque un minimo di fedeltà verso il libro. Ecco, io non avendo letto il romanzo, mi chiedo quali fossero, più che le intenzioni di Percival, le intenzioni di Zusak. Cioè, lui con il suo romanzo voleva effettivamente creare un libro con un'atmosfera appunto sognante, con il quale medium avrebbe poi veicolato il messaggio appunto degli orrori della guerra, degli orrori dell'olocausto, eccetera. Perché allora voglio capire se questo disagio che mi crea, come è stato gestito il tutto, venga direttamente dal romanzo, oppure se sia un libero adattamento da parte di Percival e Petroni. Tra le altre cose, ci sono molti momenti riguardanti appunto le atrocità perpetrate ai danni del popolo ebraico che mi hanno fatto rizzare i capelli in testa, perché effettivamente quando viene mostrato in flash, comunque anche se per un breve momento, la notte cristalli di Stoccarda, la scena è molto forte da un punto di vista emotivo. Un'altra cosa che non riesco a capire per quale motivo abbiano sfruttato così male è l'amicizia tra Rudy e appunto Liesel, che è interpretata appunto da Sophie Nesser, che è molto brava, è quella classica ragazzina prodigio in un certo senso, mi ricorda molto Dakota Fanning in un certo senso. Ecco, non capisco perché i due bambini, scusate la tosse, i due bambini abbiano appunto questa amicizia che viene sviscerata fino a un certo punto. All'inizio sembra che l'amicizia tra i due debba essere al centro del film, poi per tutta una parte, a partire dalla seconda metà in poi, per tutta una parte questa amicizia non ci viene più mostrata. Non capiamo con il passare del tempo come sia messo il rapporto tra Liesel e Rudy. Rudy ha appunto il dono
della corsa, lui corre molto veloce, capiamo che in sé ha delle velleità antinaziste, perché comunque sono due bambini calati in un contesto dittatoriale atroce, e quindi assorbono quella che è quello appunto che è il diktat, no? I genitori, oppure chi bada loro, che sono costretti a dover sottostare alle leggi naziste, loro assorbono tutto questo, e vediamo come alcuni bambini siano costretti, anche senza saperlo, ad assorbire questi ideali malati, e invece alcuni cerchino di rinnegarli, ma non perché, cioè li rinnegano perché gli sembra naturale rinnegarlo. Ecco, proprio Rudy è quello che a un certo punto sembra rinnegarlo maggiormente, però questa cosa non viene approfondita. Voglio dire, è come se avessero dei personaggi molto forti sulla carta, ma che vengono semplicemente mostrati per la loro esteriorità, solo perché sullo schermo ci sta a mettere il bambino biondo carino che dice cose giuste, la bambina bionda con i riccioli perfetti che aiuta a salvare l'ebreo. Anche qui per la storia della ladra dei libri, il fatto, cioè, tutta la passione per la lettura di Liesel, il suo voler scrivere, eccetera, secondo me è trattato molto di superficie, perché sembra quasi un contorno, quando dovrebbe invece, come suggerisce il titolo, essere il centro, il fulcro. Cioè, quello che dico è che ci sono tanti temi che vengono aperti, ed è come se il regista ci ballasse intorno, ma non arrivasse mai al centro. Quindi è un film godibile, un film che sicuramente prende gli spettatori per il cuore, perché alla fine, secondo me, molti non si sono soffermati a pensare, caspita, però questo potevano farlo meglio altro. No, si sono fermati alla superficie emotiva che il film offre, che è molto forte, e magari non sono andati oltre, perché io sento tantissimi commenti che lo appunto dipingono come un capolavoro, quando, parere personale, secondo me capolavoro proprio non è. È un film orchestrato a regola d'arte per farsi dire, cazzo, che film della Madonna è un capolavoro, ma non è di fatto un capolavoro. È un film che grida al mondo, guardatemi quanto sono buonista. E voi direte, beh, buonista, visto il finale non mi sembra affatto buonista. Sì, cioè, nel senso, visto poi appunto che parla della guerra, non mi sembra buonista, certo, ma tutto quello che di crudele viene narrato è quasi addolcito dalla voce narrante che quasi ti indora la pillola. Cioè, non è che, cioè, io l'ho trovato abbastanza stucchevole come film, è stucchevole e a tratti un po' buonista, nonostante si parli di atrocità, il buonismo io lo vedo ed è titanico quasi. Quindi non lo so, avrei preferito di gran lunga una trattazione un pochino più approfondita di certe tematiche. Poi, ripeto, può essere interpretato come una scelta registica, quella appunto di mantenere questa atmosfera quasi fiabesca e quindi indorare il tutto, siamo d'accordo, ma allora non capisco bene il senso del film, perché se il senso del film era raccontare la storia di questa ragazzina, secondo me è stata raccontata nemmeno benissimo. Lei è stata, come personaggio, il suo carattere è approfondito, ma avrebbe potuto essere approfondito ancora di più. Mi è piaciuta molto invece Emily Watson, che è stata veramente brava nel ruolo della madre adottiva di Liesel. È un personaggio, forse il personaggio che più ti stupisce, perché tipo, a differenza degli altri, ha una vera e propria evoluzione, perché gli altri li trovi in un modo all'inizio del film e li lasci in un modo, cioè li lasci nello stesso modo alla fine. Quello di Emily Watson è l'unico personaggio che ti parte in un modo e ti finisce in una maniera totalmente differente, con anche delle sorprese piacevoli, per cui è il personaggio che mi è arrivato di più, ed è questo forse il più grande problema del film, il fatto che i personaggi non subiscono una vera e propria evoluzione, non subiscono una vera crescita, non hanno una parabola, il loro svolgimento è una linea retta, sono tutti nello stesso modo in cui li trovi all'inizio del film, a parte il personaggio di Emily Watson, che guarda caso è quello che mi ha dato di più emotivamente parlando. Poi una cosa che mi ha mandato, sono due le cose che un po' mi hanno fatto storcere veramente il naso a livello proprio di svolgimento narrativo. C'è questo leitmotiv della fisarmonica del personaggio di Geoffrey Rush, che a quanto pare apparteneva in realtà al padre dell'ebreo. Quello che non capisco è perché cioè la sorta di questa fisarmonica, poi la dirò bene nella parte spoiler, non mi ha esaltato, perché secondo me c'è un qualcosa riguardante questa fisarmonica che non ha molto senso. Sarebbe dovuto finire in maniera quantomeno differente, almeno per qualche frase che dice il personaggio. Poi una cosa che non mi è piaciuta affatto, voi direte, adesso che la dirò, è una sottigliezza. No, non è una sottigliezza, perché allora, innanzitutto, già il voler fare realizzare un film su quel periodo, eccetera, con attori tutti statunitensi,
uno dice vabbè, ma chi se ne frega, voglio dire, lo hanno fatto con Il Pianista, lo hanno fatto con Schindler's List eccetera, ha funzionato, quindi va bene, la finzione narrativa ci può tranquillamente stare. Però il punto è quello che dico io: per quale motivo una ragazzina tedesca dovrebbe riempire la cantina quando lei scrive le parole sul muro, sull'abbecedario che le ha dipinto il suo padre adottivo, per quale motivo lei dovrebbe riempire i muri di frasi, delle parole che ha imparato in inglese? Cioè, nella Germania nazista quante possibilità ci sono che un tizio che dipinge insegne per vivere e che è disoccupato a causa della guerra insegna la figlia adottiva, anch'essa tedesca, a leggere e scrivere in inglese? Cioè, ma è proprio questa, è fantascienza totale. Io capisco che il film è inglese, ma se lo ambienti nella Germania nazista, i personaggi si devono comportare come dei tedeschi nella Germania nazista. Cioè, che cosa gli costava scrivere parole in tedesco e poi mettere un sottotitolino? Cioè, ci sarà mica tutta questa pigrizia nel pubblico che non ha voglia di leggere un sottotitolino? È una sottigliezza, ma mi abbatte totalmente la credibilità nel film che sto guardando. Già c'è tutta questa atmosfera che secondo me è anche lì, l'atmosfera da sogno è gestita male, perché prima è da sogno, poi non è da sogno, poi cioè se me la devi mettere da sogno me la mantieni per tutto il film, non mi basta il colore caldo pastello, la regia morbida e quant'altro, no? Perché comunque di dei registi che ce ne sono e anche buone. Una cosa molto buona a livello tecnico è la colonna sonora, che è l'elemento che ha ricevuto più nominations ai vari premi di BAFTA, i Saturn eccetera, è proprio appunto a opera di John Williams. È una colonna sonora suggestiva che è la maggiore responsabile dei lacrimoni che discendono quando guardi il film. Quindi voi direte: ma mi sembra che hai parlato negativamente del film. Non è che ho parlato negativamente, è che è un film che di positivo ha proprio il lato emotivo, quindi sicuramente il messaggio ti arriva, la storia della tua città, la guerra eccetera, però il problema è che ti arriva ma non riesci a capire se fosse quello effettivamente il messaggio o no. È tutto molto nebuloso, insomma, mi è piaciuto in parte, ma avrei preferito un maggiore approfondimento sotto molti punti di vista. Quindi è un film che consiglio, sì, non lo sconsiglio, perché comunque so che può dare tanto a una persona che lo guarda, quindi assolutamente andate a vederlo, però magari, mio consiglio, con un occhio un po' più critico, non fermatevi al solo lato emotivo della questione e andate un po' più a fondo. Vi invito, se avete voglia, a commentare con un commento qui sotto, perché vorrei creare un'area di discussione, vorrei sapere che cosa ne pensate voi. So che molti non saranno d'accordo, che diranno che sono stato troppo severo, ma è semplicemente perché a dire questo film è bello, perché la regia e la fotografia sono belle e poi il tema importante è fin troppo facile. Ho voluto soffermarmi su quello che si va oltre. Quando si va oltre c'è una struttura in decadimento, a mio parere. Quindi piacerebbe sapere la vostra opinione. Ora voglio fare 2 minuti di spoiler che iniziano tra 3, 2, 1. Allora, naturalmente, se state guardando questa parte vi sconsiglio di proseguire, perché per appunto parlerò in maniera specifica di alcune scene del film. Allora, ho detto che ci sono delle scene che esteticamente sono abbastanza potenti. Ne ho individuate due principalmente. Una è quando vediamo questo primissimo piano su Lissel che canta. Tra altre cose, Lissel la vediamo sempre abbastanza imbronciata. Qui è la prima volta che la vediamo mentre canta quasi gioiosa, nonostante stia cantando una canzone nazista, comunque della Germania nazista, quindi una canzone molto patriottica, di propaganda in sostanza. La vediamo, vediamo l'inquadratura che si allarga pian piano, che questo è un esperimento registico semplice ma che mi è piaciuto molto. E vediamo tutti i bambini che vengono, tutti vestiti in appunto con la divisa nazista scolastica, che cantano questa canzone gioiosa, con un montaggio alternato sulle scene atroci del pestaggio degli ebrei durante la notte dei cristalli di Stoccarda, in cui venivano sfondate le vetrine dei negozi, insomma qualcosa di tremendo, che poi è la scena che si ricollega all'introduzione del personaggio di Max, l'ebreo che deve essere salvato. Ecco, qui arriva la... un aspetto, prima di dire questo, l'altra scena potente è verso il finale, quando Lissel cerca Max, che se n'era ormai andato, nella colonna di ebrei che sfilano, pestati appunto purtroppo dai soldati, tutti con la loro stella gialla cucita sulla manica, insomma una scena molto atroce, queste persone ormai ridotte quasi a gusci vuoti che vengono deportate, lei che cerca Max urlando, ormai quasi perdendo il senno, insomma una scena molto potente visivamente, anche molto potente la scena in cui bruciano i libri, è una cosa che
mi ha effettivamente lasciato a bocca aperta per i colori, per come è stata girata. E quando però prima dicevo che ci sono delle cose che non mi sono ben chiare, ad esempio, il personaggio della moglie del borgomastro è un personaggio che non ha, cioè, ha senso se l'avessero sviluppato. È un personaggio che accoglie Lissa in casa, eccetera, e poi te la fanno morire lì fino alla fine per farti capire che è l'unica persona a cui Lissa si possa appoggiare. Tu ti dici, lei verrà tipo adottata da lui. No, invece, Lissa verrà adottata a questo punto da borgomastro e da sua moglie, che hanno perso il figlio. No, la scena dopo, passano degli anni, Lissa è nella bottega del padre di Rudy, che è tornato dalla guerra, non si sa quando, non si sa come. Lei cosa ci fa lì? Ci lavora, le sta cucendo un vestito, chi l'ha adottata? Torna Max, la voce narrante, che poi è la morte. Adesso, potevo anche dirlo durante la recensione, perché si capisce fin dal primo istante che è la morte, perché lo dice. Non si riferisce mai a se stessa come la morte, ma fin da subito capiamo che è lei. E mi piace il fatto che sia una voce maschile, che si riferisce a se stessa come femminile, una voce maschile calda e dolce, quella di PDC, bellissima. Ecco, quello lo capisco. Ci dice alla fine la voce narrante che Lissa è vissuta fino a 90 anni, che è diventata una scrittrice come l'aveva suggerito Max, eccetera. Ma non capisco, cioè, voglio dire, che cosa è successo dopo che è morta tutta la sua famiglia adottiva? È morto Rudy, è morta la madre, è morto il padre, sono morti tutti in questo attacco a sorpresa in Via del Paradiso. Anche qui, nome molto simbolico, Via del Paradiso, no? Durante la guerra, poi muoiono tutti in quella via, insomma, è una cosa interessante. Anche il personaggio di Franz Deutscher, mi pare si chiamasse, è il classico stronzo, ma dagli un'evoluzione. Non lo so, sì, il punto è stronzo e alla fine muore da stronzo. Ma non lo so, dagli un qualcosa. Lui dice: so che stai combinando qualcosa a un certo punto. Sembra che lui debba braccarla, che a un certo punto le causi guai. No, invece no, cioè non capisco, ci sono personaggi che non hanno una vera storia, li mettono, gli danno un input interessante che però non viene sviluppato. Allora, perché? E ripeto, questo può essere frutto del libro di da cui è tratto il film. Il problema è che tutto, ripeto, la cosa che dico sempre, tutto quello che funziona sulla carta stampata non è detto che funzioni sulla celluloide. Quindi, anche se ormai di celluloide non si può più parlare perché funziona tutto in digitale, ma ci piace comunque mantenere le vecchie metafore. Quindi quello che non capisco è perché a volte non si fissano sul fatto che non tutto quello che c'è nel libro funziona anche nel film. Comunque sia, questo è un po' quello che mi ha lasciato perplesso, come la cosa la fisarmonica, nel senso, mi aspettavo, visto che era del padre di Max, che il personaggio di Geoffrey Rush, Hans, una volta che Max se ne fosse andato, gli avrebbe dato sta fisarmonica, che invece rimane lì. Perché non gliel'hai data? Ok, magari non poteva viaggiare pesante, per amor del cielo, e questo stava scappando, però non c'è neanche una scena in cui lui magari fa per dargli la fisarmonica, questo dice no, è meglio se la tieni tu, cioè, capito? Se tu mi metti una frase in cui mi fai focalizzare sulla fisarmonica e il legame affettivo che c'è su quella fisarmonica, io mi aspetto che questo venga svisciato. Invece no, è un piccolo esempio di tutti quegli spunti interessanti che sono lasciati lì a morire. Comunque sia, il film è comunque consigliato. Io spero di aver dato troppo. Noi ci vediamo alla prossima recensione. Ciao a tutti.